mia madre, sesso era uguale ad osceno. Noi tre femmine, tre sorelle, finivamo qua, da qui in giù non esisteva più niente. Tanto per sintetizzare, per lei il di dietro si chiamava il sedere, il davanti, sedere davanti. Poi ogni tanto sta santa donna se ne arrivava all'improvviso con un'espressione da paura, non me la posso neanche rifare. Arrivava e faceva: state attente, bambine! Mamma, che c'è? State attente! Che gli uomini vogliono solo quella cosa là. Però non ci diceva che cosa! Io andavo in giro con una paura che se un ragazzetto mi si avvicinava, io facevo: vai via! Sembravo una matta. Vai via! Tanto non l'avrai mai! Senza sapere cosa, mi faccio immaginare il mio primo incontro con l'altro sesso. Avevo 11 anni e mi ritrovo davanti un sesso maschile. Anzi, no, me ne ritrovo davanti sette, tutti in fila, disegnati sul muro. Sì, solo disegnati. Però io guardavo e non capivo. Vedevo sto scafandro sopra due ruote. Pensavo: ma che bicicletta è questa? Dov'è il manubrio? E meno male ne sono andata da mia madre dicendo: mamma, per Natale vorrei una bicicletta così. E io guardavo, guardavo, non ero sicura. Poi, come una folgorazione, ho contato: 1, 4, 5, 6, 7. Ah, i sette nani! Dio, felicissima di aver trovato una soluzione.